In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia e sono qui con Kara Zor-El, Supergirl, che presto mi sostituirà perché come vedete io sono sempre più vecchio, sempre più vecchio. Ho anche la barba biblica in sintonia con l'argomento. Allora, l'argomento effettivamente è magia, in particolare astrologia e teologia. Allora, qualcosa di inaudito. Mi viene da dire, perché è qualcosa di cui non si sente mai parlare, ve ne parlo io, è una mia ricerca personale. Quindi tutti coloro che sono interessati all'astrologia stretta s'allontanino. Allora, questo appuntamento è veramente dedicato a pochissimi intimi, a quattro gatti preziosissimi, a coloro che hanno voglia di sentire alcune cose molto sottili, che riguardano il sottofondo veramente di questo mio canale, perché il mio tentativo acrobatico è quello di mettere insieme delle dimensioni molto diverse tra di loro, che però in natura, dal mio punto di vista, da un punto di vista della realtà, sono unite, siamo noi con la nostra mente che le separiamo. Noi con la nostra mente separiamo tante cose, la nostra mente è disunente, è separante, è anche giusto, per avere le idee chiare, però separiamo così tanto, siamo così tanto specializzati che il mondo è veramente in frantumi. Bisogna trovare un'armonia, dal mio punto di vista, tra l'unità, l'uno, neoplatonico, se volete, e la molteplicità delle cose, trovare questa grandissima armonia. Allora, prima di tutto vi voglio dire qualcosa a proposito dell'astrologia, perché sono domande anche che mi pongono le persone, oppure sono argomenti nei quali ci si addentra in certi casi. L'astrologia, ma perché è così messa da parte? Perché è una cenerentola delle discipline, del pensiero umano? Fa pur sempre parte del pensiero umano. Perché non è una scienza? Punto di domanda, è una scienza? Allora, in senso lato sì, tutto è una scienza, così come si può dire che tutto è un'arte, l'arte di cucinare i panini, l'arte di truccare, è tutto è una scienza, la scienza della musica, la scienza, in senso lato sì, ma in senso stretto no, è inutile illudersi, è inutile insistere su questa questione. Ci sono dei motivi ben precisi, anche se attenzione, c'è un collegamento importante tra la scienza, come noi la concepiamo attualmente, e l'astrologia, la magia, astrologia. C'è un collegamento, adesso ve lo dirò, ma c'è anche qualcosa che disunisce veramente in un modo profondo. Si parte da presupposti molto molto diversi. La scienza, la ragione, la tecnica, ma anche la ragione che utilizza il fruttivendolo, che utilizziamo noi anche nel nostro senso comune tutti i giorni, è basata su due principi fondamentali. Di questa cosa avevo parlato all'inizio, ma lo ripeto perché è molto importante, importante che lo si capisca. Allora, c'è il principio di non contraddizione. Questo è fondamentale, molto semplice ma fondamentale. Se io dico che una mela è una mela, che A è A, non posso dire che la mela è anche ciliegie, B. B è B, le ciliegie sono le ciliegie. Quindi A è A e non è B, e B è B e non è A. Noi distinguiamo, ma giustamente, perché se io ti parlo del cielo, tu capisci cielo, non capisci mare, non capisci forchetta. Dobbiamo intenderci. Il principio di non contraddizione non va contraddetto. E questo vale per tutti. Vale dalla persona che vende la frutta al mercato, allo scienziato, al filosofo, che parte da certi presupposti, da certe teorie, ma sviluppa il suo discorso non contraddicendosi. Tutti noi, quando ci contraddiciamo, qualcuno dice: ah, ti sei contraddetto, quindi sbagli, no? Questa è una cosa molto semplice, ma è molto importante. Allora, nell'astrologia, il principio di non contraddizione salta, così come accade nella follia, questo accade nella follia, l'avevo già spiegato, accade nella fantasia, spesso, in generale, in tutto il mondo della fantasia. Nell'arte, quindi, l'arte fa saltare il principio di non contraddizione. E attenzione, anche la teologia, di cui vi voglio parlare adesso, fa saltare il principio di non contraddizione. Una cosa che avevo spiegato anche ai bambini, ai ragazzi, quando sono andato qui alle scuole. Io abito qui nella Svizzera italiana, sono andato a parlare un po' di astrologia, ho avuto questo privilegio immenso di parlare con i ragazzini che erano veramente molto interessati. Ho spiegato loro: pensate ad Harry Potter, c'è la scopa volante, che poi è ripresa dal mondo delle streghe, la scopa che cos'è? Un oggetto per spazzare il pavimento oppure è una sorta di aeromobile? E naturalmente mi si diceva: beh,
un aeromobile, una cosa per volare, ma anche per... Qualcuno mi ha detto, giustamente, tutte e due, infatti è tutte e due, lì salta il principio di non contraddizione. Nella fantasia è così anche nei nostri sogni un cane può essere anche nostra zia, può essere nostro nonno, possiamo essere noi stessi, un oggetto rappresenta qualcos'altro, ci sono delle realtà, delle dimensioni in cui ciò è molto, molto chiaro. Confuso e chiaro contemporaneamente. Nella ragione non deve essere così effettivamente. Allora, l'astrologia basata fa saltare il principio di non contraddizione. Infatti l'astrologo, per esempio, dice che Venere, no? Che cos'è? È chiaramente un corpo astronomico, ma anche per l'astrologo, che si trova in certi punti, costantemente si muove e guarda le efemeridi e guarda dove si trova nello zodiaco, ma naturalmente parte da presupposti, diciamo, scientifici, guarda all'astronomia, però così, in un modo semplificato in realtà, no? Non è che fa degli studi astronomici potentissimi, quel che basta, in un modo preciso, per sapere dove si trova il corpo rispetto al nostro pianeta, guardando lo zodiaco, anche se poi le costellazioni sono cambiate, anche questa è una critica che si fa spesso nei confronti dell'astrologia, ma non si capisce, non si tiene conto del fatto che l'astrologia non si basa sulle costellazioni, ma si basa sugli equinozi, solstizi, quindi sulle stagioni. Comunque, lasciamo da parte quello di cui ho già parlato anche in altri casi, ma per esempio Venere è un pianeta, naturalmente, ma che cos'è anche? È una dea, è la dea dell'amore, è la dea della bellezza, ma che assurdità! Eh sì, è un'assurdità, ed è una funzione psicologica, è un'assurdità. Qui salta il principio di non contraddizione, quindi uno scienziato, soprattutto, ma anche un filosofo, che ragiona utilizzando il principio di non contraddizione, ma non può accettare questo. Parte dal presupposto che ciò è un'assurdità, è una fantasia. È come dire che un cavallo vola, certo, Pegaso, ma nella fantasia. Ciò, dal punto di vista reale, realistico, non può avere senso, e questo è un primo dato. Quindi l'astrologo sembra uno sciocco, perché ragiona in questo modo. Però questo è un modo di ragionare dell'astrologo, è un elemento che viene preso seriamente in considerazione da lui, così come lo scienziato parte dal principio di non contraddizione. Altro elemento è quello della causa ed effetto, che viene fatto saltare nell'astrologia. Infatti, in generale, allora, la causa d'effetto c'è sempre, no? Noi pensiamo come è nato l'universo, ci sarà stato qualcosa all'inizio, Big Bang, poi tutta l'evoluzione, da dove viene l'uomo, c'è l'evoluzione, Darwin, alcuni dicono no, non è andata così, insomma. Però si parla sempre di causa d'effetto. Se vediamo rotolare un pallone, così all'improvviso, ci chiediamo da chi l'abbia calciato. Guardiamo, e se non l'ha calciato nessuno, ci spaventiamo. Qualcuno deve averlo calciato. Causa d'effetto c'è sempre. Allora, alcuni anche in buona fede, che amano l'astrologia, vorrebbero che ci fosse la dimostrazione che da Venere, da Giove, da Saturno, arrivino dei raggi, no? Il raggio dell'amore, il raggio della fortuna, il raggio della sfiga, che influenza la nostra... E dicono, allora, oggi non ci sono i macchinari sufficienti, sofisticati, raffinati per poter captare questi cosa dovrebbero essere? Onde elettromagnetiche, no? Come i raggi X, come i raggi ultravioletti, come qualunque tipo di onda elettromagnetica, no? È molto raffinata, naturalmente, che le macchine... Un giorno si riuscirà a costruire una macchina, ma pensateci bene, no? È abbastanza ridicolo pensare che una macchina riesca a intercettare il raggio dell'amor, il raggio della sfiga di Saturno, per dire, semplificando, il raggio della fortuna di Giove. È sciocco pensare questo, ma quando io dico questa cosa, molti si arrabbiano o molti mi dicono, ma tu non puoi sapere che cosa succederà nel futuro. E io invece vi dico di sì, so cosa succederà nel futuro, ma non perché sono un genio, ma perché tengo conto di quelli che sono i fondamenti dell'astrologia. Cioè c'è un modo di ragionare, ci sono dei presupposti da cui parte il ragionamento astrologico che non contiene la causa e l'effetto, ma contiene qualcos'altro che è bello tanto quanto, non è che sia meno valore. Ora, se noi gli diamo meno valore, vogliamo a tutti i costi che esista un raggio dell'amore, una macchina che misuri, è perché ragioniamo secondo i canoni della nostra, giustamente anche perché viviamo immersi in questa età, dell'età della tecnica. Noi vogliamo che tutto sia tecnico, e quindi ciò che certifica, che garantisce il valore, che dà valore, lustro a qualcosa, è la tecnica. Quindi se abbiamo una macchina sofisticatissima, delicatissima, che riesce a misurare il raggio di Mercurio, dell'intelletto, allora saremo contenti, no? Diciamo, adesso non c'è, ma ci sarà nel futuro. Allora, forse sarà anche così, può darsi, no? Però non può essere così, perché i presupposti sono altri. Allora, qual è il presupposto?
Il presupposto è che l'astrologia non si basa sulla causa dell'effetto, si basa sulla sincronicità, no? Non c'è un raggio che arriva da Venere. Guardate, i pianeti tra di loro si influenzano anche veramente poco, il massimo che c'è è la gravità. Anche la gravità è debole, eh? Infatti gli scienziati dicono, ma figuriamoci, persino la gravità è debole, cosa vuoi che arrivi da Venere, eccetera, eccetera. Infatti c'è il Sole che tiene tutti i pianeti insieme. La Luna fa le maree, per esempio, ma un pianeta come Venere non ci influenza da un punto di vista gravitazionale e da nessun altro punto di vista. Ciò che c'è è la sincronicità, questa è la cosa importante. Questa è una cosa che aveva pensato, capito, chiarito Jung, psicanalista svizzero, allievo di Freud, con cui Freud poi si arrabbiò molto, perché lui anzi, poi fu molto deluso, perché Freud sperava che Jung portasse avanti il suo discorso. Invece Jung fu edipicamente, qui, ironia della sorte, contrario al padre, a Freud. È partito da Freud, ma poi si è molto distaccato. Beh, Jung credeva nella sincronicità, ma Jung è considerato naturalmente tra gli psicologi e nella psicanalisi una sorta di sciamano, perché ha preso tante cose diverse, no? Il mondo orientale, la meditazione, eccetera, eccetera. Ma Jung ha capito bene, dietro la pelle di questo mondo c'è qualcos'altro, una rete di corrispondenze, le correspondance baudelairiane. Sì, quelle, no? Della poesia, questo che rimanda a questo, quest'altro, le coincidenze significative. Ma sarà successo tante volte anche a voi. Ecco, questo è un senso, diciamo così, da raffinare. Quando vedete una coincidenza significativa, alcuni gli danno un grandissimo significato, dicono, ah, c'è questa coincidenza, tu mi hai pensato, ti ho pensato anch'io, ci incontriamo, per esempio, stavo proprio pensando, e ti incontro per strada, oppure ci telefoniamo, cose di questo genere, ma anche cose molto più raffinate. Allora gli dai una grandissima importanza. Allora, non bisogna dargli né troppa importanza, né nessuna importanza, è una realtà che sta sotto pelle. Esiste il mondo della causa ed effetto, esiste il mondo delle coincidenze. Allora bisogna, secondo me, sviluppare un senso, una sensibilità per queste cose. Non bisogna lasciarle scorrere, bisogna guardarle, osservarle e rendersi conto che ci sono tantissime coincidenze significative. Alcune persone ne sono travolte, persone particolarmente sensibili, magiche, diciamo, no? Altri non se ne accorgono, pensano, ma è una coincidenza, così, qualunque, no? È il caso, poi cosa sarà mai sto caso? Bisogna vedere. Comunque, esistono le coincidenze significative, esiste una rete di, un intreccio di relazioni. Questo l'aveva capito bene Jung. Ed è così che funziona l'astrologia. Cioè, quando un certo corpo si trova in un certo punto dello zodiaco, per esempio oggi c'è la Luna, piena in Cancro, e l'anno inizia all'insegna di questo, in conflitto con il Sole, Saturno e Venere in Capricorno, il che crea una certa tensione, succede qualche cosa qui sulla Terra, ma non perché ci sia un raggio, c'è una simultaneità, qualcosa c'è nel cielo e qualcosa c'è qui. Si può leggere nel cielo ciò che sta accadendo qui, se vogliamo viceversa, leggiamo qui e questo è anche nel cielo. C'è una corrispondenza, e questa è la cosa che succede, non c'è un passaggio di messaggi. Allora, qualcuno per sostenere questo tipo di idea prende in consegna la meccanica quantistica, la fisica quantistica, che è la fisica che fa veramente saltare il macrocosmo, che fa saltare persino la visione di Einstein della relatività generale. Questo è importante farlo, bisogna addentrarsi anche in quei temi, perché nonostante ogni tanto se ne parli, la fisica quantistica è strana, eccetera, eccetera, però effettivamente vale la pena andare a vedere certe cose per rendersi conto che il mondo è veramente molto strano. Cioè la materia è magica, da un punto di vista del macrocosmo è fatta in un certo modo a cui siamo abituati. Appunto, c'è la causa ed effetto, le cose non si negano a vicenda, nel macrocosmo è così. E Einstein ragionava in quel modo lì. Einstein, tra l'altro, che fu lo scopritore della fisica quantistica attraverso degli esperimenti, ma poi la rinnegò e fece di tutto per confutarla per tutta la sua vita, perché non faceva parte della ragione, la ragione con la R maiuscola, diciamo, quel modo di procedere, di ragionare. Beh, nella fisica quantistica, effettivamente, per esempio, c'è l'entanglement quantistico, dove ci sono particelle lontanissime tra di loro che però sono relazionate, che diciamo danzano insieme, fanno delle cose contemporaneamente, simultaneamente, ma non si mandano un messaggio perché non è possibile,
perché contravverrebbero alla legge che dice che gli oggetti non possono viaggiare più veloci di 300.000 km al secondo. Dovrebbe viaggiare qualcosa oltre la velocità della luce per mandarsi un messaggio, no? Allora, ci sono delle cose che avvengono in modo simultaneo, ma questo proprio fisicamente, materialmente, non così nella fantasia. Sono queste le cose che si vedono al CERN di Ginevra. Tanti si chiedono, ma al CERN di Ginevra che cosa faranno? Beh, lì si guarda proprio in questo mondo materiale, microscopico, subatomico, non microscopico, subatomico, le particelle subatomiche, e si vedono cose assurde che nella nostra realtà non hanno senso. Come mai delle particelle lontanissime tra di loro possono, diciamo, comunicare istantaneamente? È come se io sono qui e tu stai su Andromeda, no? E balliamo tutte e due insieme, no? Facciamo un ballo insieme con una stessa musica. Non è possibile, perché la musica dovrebbe viaggiare più veloce della luce per comunicare e affinché fra di noi possa esserci questo ballo. Ma questo avviene nel mondo subatomico. Allora, alcuni che amano la magia, che amano l'astrologia, utilizzano così di peso proprio la fisica quantistica. Allora, io ritengo questo, che la fisica quantistica va presa in considerazione, è un buon punto di riferimento, nel senso che ti fa capire che c'è qualcos'altro nella materia. Questo è importantissimo, perché noi viviamo così senza interrogarci su questo, pensiamo, beh, le cose sono come le vediamo, no? Nel macrocosmo, ma la materia di cui siamo fatti è assurda, è magica, è stranissima. La materia c'è, non c'è, attenzione, eh? Le particelle subatomiche spariscono e vanno a finire nel nulla e poi riappaiono, ma questo ce lo raccontano i fisici quantistici, che tra l'altro dicono anche che la fisica quantistica in ultima analisi è incomprensibile anche a chi la studia veramente. Stiamo parlando di materia, la cosa più solida che c'è. Ma la materia è magica. Allora, in questo senso è giusto adottare anche, cioè guardare in quella direzione. Però non bisogna neanche esagerare, no? Perché alcuni dicono, ah, la fisica quantistica spiega tutto. Attenzione, è pur sempre scienza, eh? Gli scienziati che stanno al CERN non direbbero mai che si tratta di magia, anche se sono un po' degli stregoni, gli scienziati che si occupano di fisica quantistica al CERN, attuali. Solo che non lo direbbero, non se ne rendono conto, ma è giusto anche differenziare, eh? Perché non esiste ancora un ponte specifico tra magia, tra il fatto che Venere è anche una dea, una funzione psicologica, e la fisica quantistica. Non è così diretto, c'è un'analogia, c'è una somiglianza, e questo va benissimo, questo ci può servire, è una metafora, qualcosa che porta fuori, e c'è una relazione. Ci rendiamo conto che il mondo è fatto di tante cose. Se guardiamo in una sola direzione, ci indeboliamo, il nostro pensiero si indebolisce. Allora, c'è qualcosa di analogo che viene preso seriamente in considerazione. E quindi possiamo pensare che anche la magia, che funziona in un altro modo facendo saltare il principio di causa ed effetto, il principio di non contraddizione, possa avere una sua dignità. Queste sono cose molto importanti da dire. Quindi ciò che voglio dire è che se la scienza ride dell'astrologia, ma anche i filosofi ridono purtroppo, no? In generale dell'astrologia, al limite prendono in considerazione la magia in generale, come fa Massimo Donà, che ha scritto un libro sulla filosofia e la magia, per dare la giusta... Lui è grandissimo, bravissimo, per fortuna che qualcuno parla della magia in generale. Però non so se interrogato sull'astrologia direbbe che l'astrologia ha senso, penso di no. Un filosofo, poi, non sarebbe, per la sua reputazione, non sarebbe una buona cosa. Ma è inutile insistere con la scienza, cercare di fargli capire che c'è un presupposto, c'è un pregiudizio, c'è una precomprensione. Allora, visto che la magia, l'astrologia, non si basa su questi paradigmi, su queste dinamiche precise, soprattutto sul principio di non contraddizione causa ed effetto, non può funzionare, è una stupidaggine, è una scemata. Così ragionano tutti coloro che ragionano l'intelligenza, ufficialmente si pensa così, però è abbastanza interessante che poi il 90% delle persone, direi, non so poi la percentuale, non so esattamente, ma tantissime persone ci credono, anche persone intelligenti. Io reputo di essere una persona sufficientemente intelligente e ci credo, non è che ci credo. Ecco, questo è il punto importante. Io non credo nell'astrologia, non è una fede, no? Perché avere fede significa non sapere. Io non lo so, perché se lo so non ho fede, no? Se Dio appare, lo vedo, non devo più avere il giorno del giudizio universale, quando Dio apparirà, Gesù apparirà, la Vergine Maria, non dovrò più credere, vedrò, e quindi la fede sguscerà via. Vedrò, saprò.
Io non credo nell'astrologia, l'astrologia semplicemente funziona, funziona. Ecco, questa è una cosa che ha in comune con la scienza, è funzionante. Allora, io facendo tantissimi temi natali delle persone, questo soprattutto, e guardando eventi, cose, eccetera, col passare del tempo mi rendo conto, vedo che tutto ciò è funzionante. Ma tra l'altro anche in Facebook ci sono dei siti in cui si radunano tutti coloro che sono appassionati di astrologia, si parla tutti insieme e si parla nello stesso linguaggio. E se si dice Venere in Leone, ma tutti più o meno sappiamo di che cosa stiamo parlando. Non è che ognuno dice la sua. Ora, naturalmente lo scienziato dirà sì, però abbiamo fatto anche degli esperimenti, forse sono anche stati fatti, eh? Abbiamo messo insieme degli astrologi, li abbiamo fatto studiare i temi natali e ognuno ha dato una versione diversa dei fatti. Allora, sì, l'astrologia appunto non è una scienza esatta, non è matematica, non è misurare lo sparo di un cannone, vedere la palla del cannone come vola, o il missile, non è questo. È come se 100 persone diverse leggono Guerra e Pace di Tolstoi, ognuno poi deve fare un temino, redigere un temino, spiegare che cosa c'è nel libro, ognuno lo spiega a modo suo, certo. Però, la storia fondamentale, la struttura, è quella, non sarà qualcos'altro, non sarà Alla ricerca del tempo perduto di Proust, non sarà Twilight, no? Rimarrà pur sempre Guerra e Pace di Tolstoi. Ma naturalmente l'astrologo si sbaglia, è un uomo, è quello che c'è, la mappa, è uguale per tutti, però naturalmente si possono avere visioni diverse a dipendenza dalla propria soggettività. Però l'astrologo non viene perdonato, mentre uno scienziato sì, anche se sbaglia, però sta facendo scienza. Si parte da un presupposto, da un pregiudizio, da una precomprensione. Gli scienziati continuano a fare errori, li hanno sempre fatti in tutta la storia, ma per ammissione stessa degli scienziati, dei fisici teorici. La storia della scienza è tutta una serie di errori, 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 vicoli ciechi, poi ogni tanto qualcosa è giusto. E poi le cose vengono anche, non dico confutate, ma comunque superate, perché Newton è giusto, sì, funziona, però in realtà non è poi così giusto, è molto più giusta, molto più precisa la versione di Einstein a proposito della gravità. E poi anche Einstein verrà superato, probabilmente c'è un'evoluzione costante, e cose che adesso hanno valore poi vengono lasciate da parte, cadono. E anche la scienza, nel suo insieme, non conosce la realtà, perché se voi leggete libri di fisica teorica, scoprite che c'è chi parla della teoria delle stringhe, adesso sempre meno, c'è chi vuole quantizzare la gravità per cercare di mettere insieme che cosa? Beh, la visione di Einstein fondamentalmente è quella del macrocosmo e quella del mondo subatomico. Queste due visioni sono in conflitto tra di loro, non si riescono a mettere insieme. Quindi in realtà non si capisce neanche come è nato l'universo, perché per capire la nascita dell'universo, il Big Bang, bisogna conoscere, cioè bisogna mettere insieme la fisica quantistica, il mondo subatomico, con gli eventi macroscopici, perché quello è anche un evento macroscopico, che riguarda la gravità e quindi quella visione di Einstein. Ma non si riescono a mettere insieme, sono degli sposi che non si sposano. Però il nostro mondo funziona così, è indifferente al nostro pensare. Il mondo subatomico vive insieme a quello macroscopico nel quale noi siamo immersi, che vediamo più chiaramente. Ma la scienza non riesce a capire, non riesce a dire cos'è l'oggetto, che cos'è questo. Cos'è questo esattamente, questo oggetto qui? Ma la scienza non lo sa in ultima analisi. Può dire le cose partendo da un certo punto di vista, per esempio prendiamo in considerazione la fisica subatomica e lo spieghiamo da un punto di vista della meccanica quantistica, eccetera. Oppure lo spieghiamo come oggetto macroscopico, ma non può mettere le cose insieme. Quindi in realtà anche gli scienziati non sanno in ultima analisi. Stessa cosa vale per i filosofi. I filosofi possono essere bravissimi, ragionare benissimo e all'interno del loro mondo far quadrare tutto molto bene. È quello che tentano di fare i grandi filosofi. Io penso soprattutto a filosofi viventi, poi italiani, che ammiro tantissimo. Pensiamo a Emanuele Severino, grandissimo filosofo, che parla degli essenti eterni, cioè, così adesso semplificando, che le cose sono eterne, anche questi gli istanti che noi viviamo sono eterni. Questo è esattamente come nella visione di Einstein, cioè questo cristallo temporale, tutto è dato in una volta sola, e quindi tutto è glorioso, no? Adesso semplifico tantissimo in un modo veramente portato all'estremo, perché le cose non sono passeggere, non è Pantarei, no? Non c'è la visione eraclitea,
più vicino a Parmenide, anche se non esattamente, perché poi il Saverino in realtà è anche un'altra cosa. Però lui ci racconta queste cose. Ogni oggetto, ogni istante, va, c'è per sempre, per l'eternità. Questo discorso che io sto facendo c'era da prima, dall'eternità ci sarà per sempre. Anche tu che mi stai ascoltando in questo momento, questo tuo momento c'era già da sempre, ci sarà per sempre. Questa è una visione possibile che poi naturalmente ha delle implicazioni anche psicologiche, morali, eccetera, eccetera. Invece, non so, un Carlo Sini, altro grandissimo filosofo, anche lui anziano, che ha passato la sua vita a ragionare, ci racconta cose molto diverse, dice che il passato non esiste, è una retroflessione del presente, e il futuro non credo pure che esista per Carlo Sini, e dice che la verità è errante, continua a modificarsi, a trasformarsi, ma anche un Massimo Cacciari, quello che è più giovane di questi, che lavora alla San Raffaele di Milano, Vita, Salute, San Raffaele di Milano, università dove c'è anche Massimo Cacciari, grandi filosofi, che ha scritto appunto il libro sulla magia, anche lui parlando del tempo dice che il tempo non esiste, questo istante non esiste, è un'intersezione di passato e futuro, ma il passato non c'è più, no? Dov'è? È andato. E il futuro non è ancora. E quindi anche cioè, queste due ipostasi, queste due dimensioni che danno il presente non esistono, quindi il presente a maggior ragione non esiste. Camminiamo sul nulla. Quindi anche i filosofi, questi sono solo degli esempi così buttati là vaghissimi, ma per dire che anche i filosofi che ragionano usando il principio di non contraddizione si confutano tra di loro, ma sono completamente in conflitto. Ci si può chiedere, ma chi ha ragione? Si potrebbe dire, beh, hanno ragione tutti qua. E allora, se hanno ragione tutti, no? Anche in contraddizione tra di loro, vorrà dire che il principio di non contraddizione, quello che è fondamentale per Severino, non funziona. Questo lo dimostra, per esempio, Massimo Donat, che il principio di non contraddizione non funziona. Beh, io qui sono veramente d'accordo. Il principio di non contraddizione funziona, però si può anche contraddire. E la realtà tutta, nel suo insieme, è basata sulla contraddizione del principio di non contraddizione. Cioè, ci sono tante realtà diverse che funzionano e stanno insieme contraddittoriamente. Ma per questo un Severino può portare avanti per tutta la sua vita quel pensiero e sta in piedi. E per questo Carlo Sini può fare la stessa cosa in un altro ambito. Per questo la relatività generale di Einstein funziona e funziona anche la fisica quantistica. Poi lì ha maggior ragione, perché la nostra realtà funziona, sta in piedi. Perché il nostro mondo è contraddittorio, quindi è magico. Allora, dal mio punto di vista, l'essenza del nostro mondo è magica. Il principio di non contraddizione salta di fondo. Questo lo dicono anche alcuni filosofi, contraddicendosi con altri, ed è lì che bisogna andare a vedere. Questo non vuol dire che poi bisogna perdere di vista il principio di non contraddizione, perché se io adesso vi parlo, appunto, vi dico fatina, farfallina, e vi sto dicendo questo, non vi sto dicendo Belzebù, vi sto dicendo questo, naturalmente ci dobbiamo capire, ma naturalmente. Allora, questo è fondamentale, questo è un discorso molto generale che riguarda l'astrologia e che va sempre fatto. L'astrologia per qualche motivo, legato alla storia, legato a tanti... tutto uno sviluppo, è considerata una stupidaggine, mentre fisica quantistica naturalmente no, e la teologia neanche. Ecco, adesso arrivo al punto di questo mio video, di questo appuntamento. Vi voglio parlare, ma veloce, così un po', ma non troppo, non voglio approfondire troppo, non voglio annoiarvi troppo, di teologia. Allora, la teologia non è molto studiata, molto presa in considerazione da chi non è addetto ai lavori. Allora, o sei un teologo, un filosofo, se no ci pensi poco, no? Così è tutto molto vago. Oggi viviamo anche in una, così, nel nostro mondo occidentale, dove c'è il cristianesimo, con una visione del cristianesimo molto fai da te. Ognuno, quando io chiedo tu cosa credi, quasi tutti dicono io credo a modo mio, tutti a modo mio, no? Questo non era così un tempo, tutti credono a modo loro. Va anche bene, adesso io non discuto su questo. Però bisogna tenere conto che esistono delle grandi tradizioni e noi siamo iscritti in una grande tradizione. Allora, noi siamo iscritti in una tradizione cristiana, tutti quanti, anche gli atei, perché anche un ateo, per dire che Dio non esiste, deve pensare a Dio, no? In un mondo presocratico, che poi era molto prima del cristianesimo, pre-cristiano, ma non c'era neanche bisogno di dire io non credo, sono ateo, non ha senso, non c'è bisogno, perché ci sono gli dèi, c'è tutto un altro tipo di clima, di atmosfera, non c'è bisogno di negare nulla. Anche l'ateo ha bisogno di Dio per dire qualcosa. Siamo tutti sotto quel segno, sotto il segno della croce, come dice anche Massimo Cacciari, viviamo in quel segno.
attenzione, in modi raffinati, anche adesso li accenno. Per esempio, noi abbiamo in generale una visione ottimista delle cose. Qualcuno pensa, appunto, nell'astrologia, dice, chiama l'astrologia, un giorno verrà costruito un apparecchio con cui si misureranno le onde elettromagnetiche che arrivano da Venere e fanno capire che c'è un'influenza di un certo tipo astrologica. C'è quest'idea di un progresso. Tutti noi pensiamo, beh, ma miglioreremo, anche se poi ci sono cose che ci fanno pensare di no. Il clima impazzito, la temperatura del pianeta s'alza, riscaldamento globale, come andremo a finire? In realtà abbiamo anche paura del nostro futuro, però la tendenza è quella a pensare che le cose possono sempre migliorare. Non dico che non bisogna pensare così, ma questo modo di pensare è tipicamente cristiano, perché il cristianesimo ci dà un tempo lineare, si parte da A e si arriva a Z, si parte dalla Genesi e poi si arriva a un certo punto all'Apocalisse, che è la rivelazione. Questa parola Apocalisse vuol dire rivelazione, una bellissima parola, anche se poi il cristianesimo, quello cattolico, ha già avuto, come spiega Massimo Cacciari, la sua rivelazione, cioè con la venuta di Gesù. Adesso ce ne dovrebbe essere una seconda. Per gli ebrei, semmai, manca totalmente la rivelazione, sono in attesa di una rivelazione prima, perché non hanno avuto ancora il Messia dal loro punto di vista. Comunque, il nostro cammino cristiano è lineare, è progressivo, è ottimistico, all'insegna dell'ottimismo. Questo lo spiega tante volte Umberto Galimberti, che per esempio, non so, nella psicoanalisi si parte dalla malattia, dal trauma, eccetera, attraverso tutto il processo psicoanalitico, a un certo punto c'è una guarigione, o perlomeno si trova in equilibrio, c'è questa idea di progresso. Oppure, non so, nel comunismo, nel marxismo c'era l'idea che c'è uno stato di ingiustizia, si fanno delle rivoluzioni e poi a un certo punto si ottiene la giustizia sulla terra, eccetera, eccetera. Noi ragioniamo in tutti i settori in questo modo. La scienza, ci sono delle malattie, ci sono dei problemi, troveremo un metodo, una macchina, una medicina, un rimedio, per qualunque cosa, alla fine ci sarà, ecco. Noi abbiamo questa idea di progresso, ma ormai è naturalissima, non è che ci facciamo dei problemi su questo, non è che ci ragioniamo troppo. È così, ma in un mondo pre-cristiano non si ragionava così, il mondo era anche abbastanza caotico. Era fatto di tenebra, era fatto di luce. Il tragico greco cosa faceva? Sostenere il dolore nei momenti di dolore e nei momenti di felicità si espandeva e viveva la sua felicità, brindava e gioiva. Non è che si facesse si interrogasse sul progresso della vita. Anzi, la vita era circolare, c'erano le stagioni. Per questo coloro che erano vecchi erano coloro che possedevano, in un certo senso, la verità o la saggezza, perché avevano visto tanti cicli stagionali. Oggi non è più così, il vecchio non è messo da parte, no? Anche se ha vissuto tanti cicli. Quindi, per esempio questo, ma ci sono tante cose, che non so, l'anima, per esempio. Questo, vabbè, è ancora più delicato questo discorso. Non voglio neanche addentrarmi, perché questo disturba, dispiace tante persone. L'anima è un concetto platonico, tanto per cominciare, che poi è stato preso dal cristianesimo. Noi pensiamo, moriremo, la nostra anima andrà da qualche parte. Adesso, indipendentemente da cosa io possa pensare, così, tra me e me, poi ci sarebbe un discorso da fare qui piuttosto complesso. Ma anche coloro che sono streghe, ci sono delle streghe, ed è una bella parola, la strega è colei che è relazionata alla natura, al mondo occulto della natura. Ci sono tante donne, in particolare anche uomini, però ci sono soprattutto donne che hanno percezioni extrasensoriali, vedono i defunti, gli spettri, i cari estinti, escono dal loro corpo, con il corpo astrale, fanno dei viaggi fuori dal corpo, hanno dei sogni premonitori. E io queste cose le prendo molto, molto sul serio, d'altra parte sono un mago. Ma però cosa pensano queste streghe? Pensano, c'è di mezzo l'anima, no? Io esco dal mio corpo con l'anima, vedo le anime, c'è questo doppio, no? Astrale, questo doppio no, che ci sopravvive. E la morte non esiste, naturalmente. Non voglio addentrarmi, però sappiate, questo concetto dell'anima viene dal platonismo e poi si intreccia con il cristianesimo. Prima non c'era. C'era, gli egizi pensavano che... ma nella nostra tradizione si parte da lì, da Platone e dal cristianesimo. In certi momenti dell'umanità, della storia dell'umanità, non c'era tanto questo concetto. Sì, vagamente, le ombre in un Ade, in un al di là, ma si pensava alla vita, a questo mondo. Ora,
Scusate, ho fatto un rumore strano. Allora, bisognerebbe addentrarsi in questo argomento. Quindi io non credo nell'anima. Allora, anche qui non è questione di credere o non credere. Dovrei spiegare che cosa, secondo me, ma non voglio spiegarlo, perché non voglio farmi dei nemici. E poi non si capisce. Bisognerebbe parlare a lungo per addentrarsi in questo tipo di argomento. Non è che io non pensi che non ci sia eventualmente qualcosa dopo. Non è questo ciò che io penso. Però va visto tutto in un altro modo. Le streghe vere non ci sono più, neanche le streghe, perché sono impregnate di cristianesimo. Loro che sono state inseguite per tanto tempo dall'Inquisizione, da coloro che le bruciavano, non lo sanno, ma anche loro sono, ma però hanno anche ragione a pensare così, è una metafora, quando loro parlano di corpo astrale devono ragionare come? Usando strutture che sono quelle del cristianesimo. Però si dovrebbe ragionare in un altro modo, però che adesso non sto a spiegare, non è questo l'argomento, mi sto anche dilungando già tanto. Comunque questo per dirvi che noi viviamo immersi in un mondo cristiano, di teologia le persone si occupano veramente poco. Allora, Giorgio Di Freddi, per esempio, ha scritto quel famoso libro sul che non possiamo dirci cristiani. Allora, è vero, soprattutto non possiamo dirci cattolici. Forse ci possiamo dire credenti, in qualche modo vago, così. Siamo tutti cristiani, però contemporaneamente, in un modo stretto, praticamente io direi che nessuno è cattolico, forse il Papa, speriamo, o qualche prete, speriamo, forse. Ma però in generale nessuno è veramente cattolico. Ma perché? Ma perché non si crede in ciò che il cattolicesimo in particolare ci spiega, e ciò che spiega il cattolicesimo in generale è veramente magico, come l'astrologia, cioè spesso e volentieri salta il principio di non contraddizione. Per esempio, cosa molto semplice, l'ostia, no? C'è l'Eucaristia, prendiamo l'ostia non è un ricordo di quello che ha fatto l'Eucaristia Gesù nell'ultima cena e basta, una cerimonia e basta. No, l'ostia è il corpo di nostro Signore Gesù, ma davvero, c'è la transustanziazione, cioè quel pezzo di pane si trasforma in carne, diventa il corpo di Cristo, e il vino diventa sangue, ma veramente, veramente è un dogma. Allora, se voi pensate che non sia così, che vabbè, ma... non siete cattolici, siete post-riforma, siete eventualmente evangelici, protestanti, siete luterani, calvinisti, zwingliani, eccetera, eccetera, siete qualcos'altro. Esiste anche proprio appunto una posizione teologica che dice no, quello è un ricordo, si celebra qualcosa che è successo, ma non è esattamente quello. Ok, però non siete cattolici, il cattolicesimo è molto magico, Pensa questo per esempio. Oppure che cosa pensa? Pensa che la Vergine Maria... Vergine e madre, e lui dice, vabbè, ma sì, però non veramente. No, veramente, è vergine e madre. E poi è figlia di suo figlio, è figlia di suo figlio. Certamente Dio è il creatore, ha creato anche lei, però lei a sua volta è figlia, e il Papa adesso ne ha parlato proprio nell'omilia, molto importante che ne abbia parlato secondo me, proprio con questa luna che c'è oggi in Cancro, non a caso, il femminile, l'importanza del femminile. Bisogna credere in queste contraddizioni. Massimo Cacciari ha scritto un bellissimo libro adesso, Generare Dio, in cui parla proprio della figura della Madonna, di questo simbolo e anche di queste contraddizioni, ma perché sono insite nella nostra mente, ci sono dentro la nostra mentalità, ci pensiamo poco. Forse pensiamo, sì, era vergine, però poi se veniamo veramente interrogati seriamente diciamo, ma no, beh, probabilmente no, eccetera, no? Non siamo tanto sicuri. Oppure la Trinità, ecco, Trinità per me è un argomento fondamentale, un concetto che io utilizzo tantissimo, che mi ha sempre inseguito in tutta la mia vita. La Trinità viene studiata in filosofia, in teologia. Allora, semplificando, che cos'è? Semplifico, detto così poi può sembrare banale, però è un mistero. Beh, un mistero, sì, beh, il padre è il padre, no? E il padre non è il figlio, è altro dal figlio. Il figlio è altro dal padre, sono due figure separate. Tuttavia, queste due figure sono la stessa. Cos'è questa cosa che adesso ho semplificato in questo modo così veramente anche un po' volgare, diciamo mai così, che si può dire la cosa? Questo è un far saltare assolutamente il principio di non contraddizione. Questo concetto è magico, perché A non è B, B non è A, ma A e B sono la stessa cosa. Che sciocchezza! Eppure la teologia ha ragione in questo modo. E anche i filosofi, attenzione, quelli più bravi, Massimo Cacciari anche lo prende in considerazione, Massimo Donà lo prende in considerazione anche per far capire come salta il principio di non contraddizione.
E poi c'è tutto uno sfondo molto importante che riguarda la ricerca dell'uno, del molteplice, che non è mai stata risolta dalla grecità, dalla filosofia. Solo il cristianesimo, con quell'idea di Trinità, ha risolto il problema dell'uno, che però è anche molteplice. Perché infatti Supergirl è una, siamo d'accordo, no? È una sola cosa. Però ha anche questo braccio, questo braccialetto, questi bei capelli biondi, ha questa gonnellina, ha questi stivali, quindi è fatta di tante cose, no? Quindi è anche molteplice. Ma come facciamo? Voi non lo so, in generale non ci pensiamo, io non ci penso in ogni momento, però come mai è fatta di tante cose, però possiamo dire anche che è solo una? Lo possiamo dire anche dell'universo. L'universo è uno, però è fatto di infinite cose. Allora, in questo senso la Trinità ci aiuta a capire, e si riesce a capire tantissimo del fondamento delle cose. La Trinità, un pensiero straordinario. Ora, la teologia è magica. La teologia viene presa in considerazione seriamente dai filosofi, naturalmente dai teologi. La gente ci pensa in un modo molto vago e quasi nessuno, ripeto, è veramente, forse quasi, ma io direi nessuno addirittura, cattolico, perché addirittura poi se entriamo proprio nelle cose più particolari, non so, il fatto che bisogna avere rapporti sessuali solo per procreare, e quindi non si può usare preservativo, ma chi è che agisce in questo? Ma nessuno, ma quindi nessuno veramente cattolico, ripeto, ma neanche i preti sono cattolici, cioè nell'idea, ma quindi si sta dalla parte del beh, credo in generale, il che va bene, però allo stesso tempo non ci si rende conto delle tradizioni in cui siamo iscritti e di certe cose. Allora, la teologia, adesso sono arrivato al punto, voglio farvi vedere come si relaziona, ma così a grandi linee, l'oroscopo, lo zodiaco alla teologia, ad alcuni elementi teologici. Allora, questa è una cosa che porto avanti io, una mia ricerca, credo che non la trovate da nessun'altra parte, nessun libro, nessuno ci pensa, proprio perché ci sono grandi separazioni. Io invece, non, come dice Francesca Michelin, nessun grado di separazione. Per me le cose sono distinte, non sono sciocco, non sono deficiente, però le vedo anche unite, vedo la distinzione e vedo l'analogia. Il legame, io cerco i ponti, per me questa è la cosa fondamentale, cerco un ponte tra filosofia e magia, nel caso specifico teologia, che è una parte della filosofia, perché la teologia senza la filosofia non esisterebbe, ha avuto bisogno della grecità, ma anche la filosofia prende molto, pensiamo appunto al concetto di Trinità, dalla teologia. Ecco, allora vi dico solamente alcune cose. Prendiamo questo primo segmento dello zodiaco, la primavera, dove c'è l'Ariete, il Toro, i Gemelli. Tre, come la Trinità. Allora, dal mio punto di vista, questo segmento è da relazionare all'Antico Testamento. Pensate al fatto che l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, sì, stanno insieme nella Bibbia, però sono molto, molto diversi. Leggeteli e vi renderete conto, cioè, lo sapete, c'è una differenza. In chiesa si legge il Vangelo, ma non si legge cosa c'è nell'Antico Testamento, perché ci sono delle cose anche tremende, terribili. Dio fa veramente paura nell'Antico Testamento, non è uno scherzetto quel Dio lì. Tenete conto del fatto che nell'ebraismo si prende in considerazione l'Antico Testamento, quello è il libro degli ebrei, il Nuovo Testamento non esiste. Quindi diciamo che è umanamente arbitrario il fatto di metterli insieme, umanamente arbitrario. Poi naturalmente il testimone di Geova, come mio padre, dice no, questo è parola di Dio, ma anche altri dicono, è parola di Dio, eccetera, eccetera. Ma parola di Dio, e per gli ebrei non è parola di Dio, ma certo. Ma loro però separano i due libri. Nuovo Testamento non esiste. Gesù, sì, beh, è un signore che arriva, un tizio che, vabbè, diceva le sue cose, ma non è il Messia. Il Messia lo stanno ancora aspettando, lo stanno aspettando. Ed è pure una religione seria, non possiamo mica buttarla via, perché dovrebbe valere meno del cristianesimo, oppure del buddismo, dell'islam. Valgono tutte, sono tutte concezioni, visioni dell'uomo. Quindi l'Antico Testamento, qui abbiamo l'Antico Testamento con un Dio che questo è la Genesi, Geova, il Dio Yahweh, Elohim, che poi ha due nomi, attenzione, nell'Antico Testamento, che genera tutto, che si muove lo Spirito di Dio sulle acque, nella Genesi, che separa l'oscurità dalla luce, che fa tutto questo lavoro di costruzione, che dà inizio a tutto, l'inizio, no? In altre visioni non c'è un inizio. Per noi, come ho detto prima, biblicamente, da un punto di vista religioso, teologico, c'è un inizio, ed è quello. Eccolo qua, la primavera, il primo segno della primavera, l'alfa,
L'ariete che dà origine a tutto, che fa esplodere i fiori. Questo fuoco, questa fiamma, fiamma come il roveto ardente sul monte Sinai. Mosè sale sul monte Sinai e trova il Signore in forma di fuoco, di quell'energia. L'ariete è un segno guerriero. Il Signore è il Dio degli eserciti. Quel Signore, quella divinità dell'Antico Testamento, è forte, è potente, potentissima. Non è amichevole, non è dolce, no? Anzi, è anche crudele, anche capricciosa. Bisogna accettarlo. Leggete la Bibbia, leggete l'Antico Testamento. Allora, potete anche guardare, andate in rete e cercate crudeltà dell'Antico Testamento. Vi danno tutta una lista di tutti gli estratti dove Dio dice uccidete i bambini, voglio sacrifici animali, voglio questo, voglio l'altro. È una divinità arcaica, quella dell'Antico Testamento, che ci fa pensare a qualcosa. Non è il nostro Dio, noi pensiamo sempre a un Dio d'amore, noi pensiamo a quello di Gesù, ma non prendiamo in considerazione quel Dio che ha qualcosa di veramente arcaico, profondissimo. Dioniso, Apollo, assomiglia a dei antichissimi, violenti. Ma il Dio dell'Antico Testamento è violento. Poi c'è chi giustifica questo dicendo, beh, in quel tempo era necessario un Dio che si imponesse perché lì c'era lo sfacelo, eccetera, eccetera. Non erano tutti impazziti, ma anche adesso siamo impazziti. Anche prima, perché non ci sarebbe dovuto sempre essere lo stesso Dio? È un po' un mistero. Il fatto è che quel Dio era concepito in un certo modo arcaico. Adesso non vi dico i passaggi precisi, si potrebbe anche parlare, ma Dio è crudele, fa paura, è violento, difficilmente lo vedi amoroso. Però attenzione, allora, questo è il Dio duro, no? Dell'Antico Testamento. Però poi c'è anche un altro aspetto, quello del toro. Allora, se questo si impone, qui, come ho spiegato tante volte, qui ci sono i pianeti maschili, Marte, Sole è il centro di tutto, naturalmente, il motore immobile, Plutone, l'io creativo, con un'eliminazione anche della razionalità e del femminile, Venere, X. Qui invece nel cuore della primavera, questo è il padre, questo è il figlio. Adesso volendo utilizzare questa chiave di lettura della Trinità in questo modo, anche molto specifico, entrando all'interno dello zodiaco. Qui il figlio, ma qui cos'è? E questo è il momento della primavera, il momento dell'impollinazione, questo è un momento lieto, molto bello, d'amore, di dolcezza, di abbraccio, e anche molto terreno, la terra. Qui abbiamo la terra promessa, certo. L'Antico Testamento si rivolge a un popolo preciso, agli ebrei, agli israeliti, che vengono accompagnati da Mosè fuori dall'Egitto e da Dio guidati. Ecco, in quel senso Dio è buono, perché vuole dare a questo popolo una terra promessa, vuole dare, che poi non raggiungono mai, un continuare ad errare, però c'è una promessa amorevole di un mondo migliore. Ancora adesso gli ebrei cercano la loro terra promessa, con tutti i problemi del caso, sappiamo benissimo, no? Quanti casini, quanti problemi legati a Israele, agli ebrei, eccetera, eccetera, e tutta la loro storia molto particolare. Il mondo ebraico è un mondo simbolicamente molto importante, nasce da qui, dalla Bibbia, che ha tanti risvolti, adesso non stiamo qui a parlare, però qui abbiamo la terra promessa, queste due facce, il Dio forte con il pugno di ferro e poi questa promessa dolcissima, che volendo sono anche in contrasto in un certo senso, no? Però sono anche unite, sono due cose separate. L'ariete non è il toro non è l'ariete, ma sono anche la stessa cosa. E poi ci sono i gemelli, che hanno proprio due facce, erma bifronte, una parte barbuta e una parte giovane imberbe. Questo sono i gemelli. Mercurio, perché sapete, i gemelli sono un tutt'uno con la figura di Mercurio. Mercurio con le sue due facce. Questo segno, che da una parte è apollineo, luminoso, che rappresenta la razionalità, il pensare chiaro, cristallino, aereo, di questo momento acerbo della primavera, e poi c'è questo lato oscuro, dionisiaco, Plutone, eccolo qua, molto legato alle profondità della vita, qualcosa di veramente misterioso, qualcosa di confuso, di rimescolato, di violento anche, c'è anche questo elemento. Ecco, queste due facce, che cosa sono? Sono le due facce del Signore. Di Yahweh e Elohim, che sono due cose diverse. Come spiega anche Sibaldi, Yahweh è colui che costruisce, no? Costruisce da forma e plasma, mentre Elohim è colui che crea e poi si allontana, lascia stare. Però se vogliamo, qui c'è nell'ariete Elohim,
A parte che qui è difficile sovrapporre, però potremmo dire che qui c'è il creatore e poi lascia stare, e qui c'è Yahweh nella parte del toro che dà forma e plasma, però qui poi non è facilissimo dire. Comunque è importante tenere conto del fatto che i gemelli hanno due facce, e i gemelli possiamo pensarli come lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, semplificando, che cos'è? Mistero. È l'amore che c'è fra il padre e il figlio, che scorre, è una via di mezzo. No? Ecco, l'amore che scorre fra l'ariete e il toro sono i gemelli. Infatti questo è il padre, da un punto di vista astrologico, questa è la madre, questo è lo sposo e questa è la sposa, questo è il maschile assoluto, tenendo conto dei pianeti, e questo è il femminile assoluto. Qui abbiamo una via di mezzo, anche androgina. I gemelli sono il figlio per eccellenza, l'adolescente. Il segno dei gemelli è legato all'adolescenza. L'adolescente è il momento in cui il figlio si esprime al massimo delle sue possibilità. Qui abbiamo veramente una via di mezzo, le due facce del Signore. Che da una parte è crudele e gioca come tipico dei gemelli, però è anche saggio e barbuto, perché i gemelli sono pure saggi, molto saggi. Massimo Cacciari è filosofo dei gemelli. Ci sono tanti gemelli che sono dei comici, sono Paolo Bonolis, non dico che lui sia crudele, non ne so assolutamente nulla. Però c'è questo lato umoristico del gioco, dello scherzare, dell'essere come il gatto col topo, dove c'è crudeltà naturalmente, il gatto col topo è crudele, e poi c'è il lato saggio. Ecco, qui ci sono le due facce del Signore, sono rappresentate qui, riassunte queste due qui, nel segno dei gemelli. Ecco, qui c'è l'Antico Testamento, ve l'ho raccontato velocemente perché questo discorso diventa troppo lungo, se approfondisco troppo. Mentre il Nuovo Testamento, quindi i Vangeli, eccetera, San Paolo, le lettere di San Paolo, mandate in ogni dove, eccetera, eccetera, sono qui nell'estate e qui abbiamo la figura del Signore. Ora, come spiega Massimo Cacciari, noi non viviamo più nell'epoca del Padre, di questo Padre. Gli ebrei forse sì, certo, il Padre, ma noi no. Non tanto. Noi pensiamo sempre a Gesù. Quando pensiamo a Dio, pensiamo a Gesù, a Gesù Cristo. Addirittura adesso pensiamo tantissimo nella Vergine, nella Madonna, Maria. Ce ne ha parlato il Papa. Ce ne parla anche Massimo Cacciari, cioè il suo libro è uscito pochissimo tempo fa. Interessante come si sovrappongono le cose. Poi Massimo Cacciari, a me piace tantissimo, anche perché, cioè, ci sono affezionato, perché mi piace in sé, ma anche perché è nato sotto la stessa ala di questo mio canale. Di questo ho già parlato. Lui è nato il 5 di giugno sotto l'ala dell'angelo Ariel, l'angelo della trasparenza. E io sono relazionato a lui per questo motivo, eh. Poi naturalmente lui, sentendomi, direbbe che io dico solamente stupidaggini. Io rispetto lui, ma lui probabilmente pensando che io sono un pazzo, ma questo non è così importante. Allora, noi viviamo nell'epoca dell'uomo, noi diamo importanza all'uomo, non diamo più così tanta importanza al padre. Se pensiamo al divino, pensiamo a Gesù. Ora, come relaziono, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, diciamo la Trinità e la figura di Gesù anche, a questa porzione dello zodiaco, pensando a questo, il cancro, segno dolcissimo. Ecco, qui c'è il padre. Allora direte, vabbè, qui c'era il padre Ariete e qui il padre. Allora, quando parlo di padre, parlo anche di sacro, cioè che il sacro è ciò che origina, è l'oceano da cui viene tutto, è la confusione anche, e qui abbiamo l'oceano in qualche modo, se volete, il fiume, il lago, comunque l'acqua, il cancro è l'animaletto granchio che cammina sulla spiaggia e rimanda al mare, tutto viene da qui. Allora, qui nell'Antico Testamento tutto viene dalla Genesi, viene da quel Signore molto potente. Qui invece da cosa viene tutto quanto? Viene dal femminile, cioè dalla donna, cioè da Maria, dalla Vergine Maria. Viene da lei. Questo è il nostro divino. Ma infatti questa cosa è stata molto sottolineata dal Papa. Perché il Papa nella sua omilia parla così della Vergine, la sottolinea così tanto, mettiamoci nelle sue mani, eccetera, eccetera. Ma perché noi abbiamo bisogno, di questa vita? No, non abbiamo bisogno di un padre. Il padre è andato abbastanza perso. Poi, psicanaliticamente, ci sono tutti i discorsi per recuperare il padre, perché è anche grave. Ma il padre non ci piace. Ci piace pensare che il divino sia femminile. Ma infatti è femminile. L'astrologia ci dice questo, che in un secondo tempo diventa femminile. Anche questa figura così poco descritta, no? La Maria, la Vergine, nella Bibbia, perché è appena accennata, non c'è nulla, eppure è diventata oggetto di devozione grandissimo dappertutto, in tutto il mondo. Le Madonne che appaiono nei vari luoghi, tantissima gente che pensa non tanto a Dio, ma pensa alla Vergine Maria, perché abbiamo bisogno di una mamma, abbiamo bisogno di un abbraccio, abbiamo bisogno di Gaia, abbiamo bisogno della natura, abbiamo bisogno della vita.
la Vergine Maria rimanda in realtà a qualcos'altro anche, alla Dea Madre, certamente, alla Grande Madre Terrestre, al mondo vegetale. E questo da dove siamo stati originati? Noi veniamo dalla natura, dal femminile, ma certamente. E quindi abbiamo bisogno di questa figura. Ne parla il Papa, non a caso. E oggi c'è la Luna in Cancro, l'anno nasce così. Ne ha parlato perché la Luna adesso è qui in Cancro. La Luna nel suo domicilio, che rappresenta l'origine, il femminile. Questo momento esaltato, mentre io vi sto parlando, che anche la mia Luna, tra l'altro, io ho la Luna in Cancro. E Massimo Cacciari, che scrive quel libro, lui che è proprio un filosofo importante, parla proprio di questa figura. C'è un grande bisogno di un nuovo Dio. Non abbiamo più il padre, ma qual è il nostro Dio? Quale potrebbe essere? Il femminile. Ma infatti lo zodiaco ce lo segnala, che il femminile, che è il Cancro, questo è veramente il segno della femminilità portata all'estremo, Venere esaltata, l'amore esaltato, la bellezza esaltata, la sensibilità esaltata, la luna, l'origine, la dolcezza. Questo è il vero Dio del Nuovo Testamento, perché Gesù, quando parla di Dio, parla di un Dio buono, dolcissimo. È quel Dio che a noi piace, non questo, non quello arietino, esplosivo, che giudica, che punisce, che chiede anche sacrifici umani, c'è nella Bibbia, c'è. È veramente brutale. No, abbiamo bisogno di questo Dio d'amore, e noi quando pensiamo a Dio, pensiamo a questo. Noi pensiamo a qualcosa di femminile. Questo è il Dio di cui parlava Gesù. E Gesù dove sta? Qui. Questo è il Padre, che è la Madre, e questo è il Figlio. Beh, è solare. Certamente, qui il tempo si ferma, nell'estate, nel cuore dell'estate, il tempo si ferma. Ypsilon, il tempo, qui nel suo culmine, esaltato, tutto si ferma. Il sole portato all'estremo, luce e generosità. Ovviamente poi si tratta di un personaggio che è un protagonista. Il leone è protagonista, sempre. Anche tanti attori, tanti film. Oppure ci sono tanti scrittori, pensiamo alla Rowling che è del leone, Harry Potter nasce sotto il segno del leone e lei decide di farlo nascere nel suo stesso giorno, e anche l'attore Daniel Radcliffe è nato sotto il segno del leone, oppure che ne so, la ragazza di fuoco, Hunger Games, la ragazza di fuoco, la scrittrice Susan Collins è del leone, e anche Jennifer Lawrence, che interpreta il personaggio, è del leone. Cioè, per dire, queste sono cose di cui ho già parlato, ma il leone è proprio il segno del protagonismo. Ma quale personaggio più protagonista per noi, nella nostra tradizione, se non Gesù? È Gesù, quel personaggio. Poi, di Gesù si potrebbero dire tante cose che non vi dico. È esistito? Direte subito, ma certamente, ci sono le prove. Bisognerebbe discuterne, ma non è importante. L'importante è il simbolo, l'importante è cosa abbiamo dentro di noi. Poi c'è un Gesù gnostico, che non è così conosciuto, eppure è importantissimo. Ci sono più versioni, perché c'erano tanti Vangeli ai tempi dei Vangeli. Poi c'è stato Ireneo, che a un certo punto, un padre della Chiesa, che ha deciso di utilizzare quei quattro che noi conosciamo per motivi anche teologici, ma in un modo abbastanza arbitrario. Ce n'erano in giro tantissimi di Vangeli, poi sono saltati fuori. E i biblisti sanno benissimo che fanno parte di quel periodo, di quell'epoca, ma parlano di un Gesù diverso, che non è così collegato al Padre, ma è libero, un po' come in Matrix. Il Gesù gnostico è un po' come Neo, no? Che si libera dall'illusione, dalla realtà, lo fa in un modo autonomo, e ognuno di noi può essere un Dio, può essere un Neo, come in Matrix, o il gabbiano Jonathan Livingstone, che è un altro libro assolutamente gnostico. Lo gnosticismo c'è in tante nostre storie, solo che non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto. Comunque, l'importanza di questo personaggio, che sia gnostico o che sia figlio del padre, non importa. Comunque qui c'è una trinità, madre, un padre che è una madre dolcissima, no? Come dice Zucchero anche. E qui abbiamo Gesù. Sono due cose diverse e sono la stessa cosa, sono insieme. Infatti fino alla fine c'è la presenza di Maria, anche quando Gesù è sulla croce, questa donna, no, che percorre tutto così tanto la nostra immaginazione, importantissima. Ripeto, importantissimo che il Papa ne abbia parlato. Abbiamo bisogno di questo eterno femminino, abbiamo bisogno di un Dio femminile. E c'è anche Cacciari che ne parla, e io ne sto parlando in questo momento. E poi c'è la Vergine. Terzo segno, questo è lo Spirito Santo, 1, 2,
Questi due sono diversi tra di loro, ma sono una sola cosa. Allora, la Vergine, beh, rappresenta che cosa? Proprio la promessa di un mondo diverso, dove possiamo vivere per sempre, senza sofferenza, è ciò che promette Gesù, in definitiva. E arriva il regno dei cieli sulla terra. Poi non si è verificato. Sapete che in quei tempi là, gli apostoli, coloro che seguivano Gesù, si aspettavano che il regno dei cieli si presentasse in quel momento lì, quando i primi cristiani hanno iniziato a morire, ma c'è stato sgomento, perché non si pensava che sarebbero passati dei mesi, anni, degli anni, dei decenni, addirittura dei secoli. Sono passati 2000 anni e il regno dei cieli ancora non si è instaurato. Però c'è questa promessa. Allora, la Vergine è il segno della conservazione, del frumento, dove tutto si ferma, dove tutto deve essere perfetto, deve essere ben calcolato. C'è un'eternità legata alla Vergine, c'è una perfezione, bisogno di perfezione. Qui i corpi sono per sempre uguali, e questo è quello che vuole la Vergine. Ecco, è quello che, qui c'è il corpo glorificato, pneumatico. Noi come risorgeremo, secondo la Bibbia, con un corpo pneumatico, pneuma, spirito, luce. Quello che abbiamo noi è, ecco, qui un'altra cosa a cui dovete credere se siete cattolici, che ci sarà il giorno del giudizio universale, risorgeremo tutti quanti con i nostri corpi, io muoio, morirò, e il mio corpo si disfarrà, le molecole andranno in giro dappertutto, ma nel giorno del giudizio il mio corpo, questo qua, si ricompone e poi vengo giudicato, poi vengo eliminato se non sono stato giusto, oppure entro nel regno dei cieli. Il paradiso, l'inferno, queste cose sono state pensate durante il Medioevo, perché il tempo passava e non arrivava il regno dei cieli. Ma la nostra religione, il cattolicesimo, pensa alla resurrezione dei corpi, e questo è il concetto fondamentale, che anche questo è folle, no? È assurdo, tanto quanto l'astrologia. Però bisogna crederci, se ci consideriamo dei cattolici. È comunque un concetto straordinario. Il corpo pneumatico, diverso naturalmente, uguale ma diverso. La Vergine ci indica questo. La Vergine è anche un po' i Vangeli, cioè questa scrittura, e anche l'umiltà di Gesù, perché la Vergine è un segno umile che fa semplicemente il suo lavoro, ecco. E questo è ciò che indica la Vergine. E qui abbiamo questa Trinità estiva che ci parla del Nuovo Testamento. Poi penserete subito, e gli altri segni che cosa ci dicono? Beh, ci raccontano di quello che stiamo vivendo nella nostra realtà adesso, così lontani oramai da tutti questi discorsi, immersi ma lontanissimi, dopo Nietzsche. Certo, per molti Nietzsche, Heidegger, la filosofia sono solo parole, ma quelli sono specchi di cose che accadono nella realtà, no? E poi quello che loro dicono è un riassunto, una semplificazione, un approfondimento e anche una semplificazione. Sono parole che esprimono lo spirito dei tempi, anticipano anche lo spirito dei tempi. Nietzsche cosa ha detto? Dio è morto, lo sappiamo tutti quanti molto bene, ma non voleva dire semplicemente Dio è morto. Come dice Umberto Galimberti, se Dio è morto vuol dire che prima Dio c'era, no? Non vuol dire che non esiste, no? Non era una professione di ateismo, non è quello. È morta una certa visione della realtà, sono crollati i valori, le verità sono finite. Ma infatti noi viviamo in un periodo dove non ci sono più verità forti, no? Ma anche nel piccolo. No? Negli anni 50 era tutta un'altra cosa, era tutto molto più regolato, più preciso. Oggi viviamo un po' nel pasticcio, cioè, appunto, ognuno pensa a modo suo, io credo a modo mio, io faccio a modo mio, eccetera, eccetera. Poi tutti abbiamo la nostra opinione, è tutto un guazzabuglio, ma va benissimo anche così, no? Però viviamo appunto nell'epoca del nichilismo, dove non ci sono più delle regole. Però attenzione, come spiega Čižek, Slavoj Čižek, questo filosofo qui, parlando di Lacan, Dio in realtà non è morto, è stato rimosso. Infatti le regole adesso ce le abbiamo dentro di noi. Pensiamo anche alla rete, tutti quanti ci controlliamo l'un l'altro. Se adesso io ho detto qualcosa di sbagliato, voi me lo scrivete subito. Hai detto questa cosa, non funziona. Non è vero che dal momento che Dio muore tutto è possibile, come si dice in certi casi. Al contrario, se Dio c'è, tutto è possibile, perché c'è un Dio che ti punisce. E quindi puoi anche trasgredire, perché poi sarai punito. Quindi le cose stanno in piedi in un certo modo giusto. Invece in un mondo dove Dio non c'è più, non esiste una regola generale, è finito il Dio dell'Antico Testamento, ma anche questo volendo, anche se Gesù è molto più presente in noi, le cose non sono... siamo noi che dobbiamo creare le regole, dobbiamo controllarci a vicenda, costantemente, perché niente è più possibile in realtà, niente è più possibile, perché tutto è aperto. È un po' questo il paradosso. Allora,
Dio è morto, ma qual è il Dio che si è inserito nel nostro mondo? Ma quello della ragione. Infatti la bilancia è col padre, questo è il periodo autunnale, e quello diciamo post-nicciano, la bilancia è il segno proprio della razionalità portata all'estremo, però attenzione anche dell'amore, certo, l'importanza dell'amore, è anche il segno dei tribunali, no? Noi viviamo nel periodo in cui ci sono le leggi, le regole, c'è il tribunale che decide, non è Dio, siamo noi uomini che stabiliamo regole costantemente negli stati, nelle nazioni, nei tribunali, eccetera, e appunto con la giustizia e con la ragione cerchiamo di far funzionare il nostro mondo. Ecco, questo è il nostro motore immobile in questo momento, l'origine di tutto il sacro. Il padre è questo, è il cuore di tutto, il figlio, l'altro aspetto, il padre, il figlio, è lo scorpione, eh sì. Lo scorpione, che poi è il segno importante in questo momento, perché adesso siamo nell'anno dello scorpione, Giove, è entrato in ottobre dell'anno scorso in scorpione, andrà avanti fino... transiterà in scorpione fino all'ottobre prossimo, siamo proprio nell'epoca dello scorpione, cioè, nel cuore oscuro della realtà, sì, è tutto un cammino tortuoso, lo scorpione è un segno veramente di grandi difficoltà, di grandi prove, di grandi momenti di sofferenza, di tribolazione, come direbbe qualcuno, pensando anche alla Bibbia. Viviamo in un mondo oscuro, fondamentalmente, che è quello scorpionico, di tantissime prove, dover affrontare costantemente un po' l'inferno, è tutto un po' l'inferno, ma perché abbiamo perso qualcosa di luminoso, non abbiamo più delle verità precise, quindi dobbiamo attraversare questa caverna oscura con la fiaccola della ragione, della bilancia, e anche col pensiero dell'amore, che c'è qui molto forte, con l'idea, perché la bilancia non è che contenga poi così tanto amore, ha un'idea d'amore molto importante, molto forte. Quindi con la fiaccola della bilancia camminiamo lungo questo percorso oscuro, in questa caverna che è il mondo dello scorpione. Questo è il cuore della nostra realtà, questo è il padre, l'origine di tutto in questo momento, e questo è il figlio. Attenzione, il Sagittario è lo Spirito Santo, cioè per me è l'armonia, l'equilibrio, il contatto fra queste due realtà. Qui c'è una soluzione. Poi pensiamo per esempio ad Hegel, no? Hegel ha utilizzato la Trinità, lui l'ha proprio ridotta a qualcosa di un po' come sto facendo io, un po' così anche in qualche modo, così proprio numerico, no? C'è la tesi, l'antitesi e la sintesi, Aufhebung, no? C'è qualcosa che viene preso e poi portato in alto, no? Sublimato, e la terza parte è quella della sublimazione. Allora, lui ha reso tutto, lui ha detto non c'è mistero, no? Nella Trinità, ve la mostro io, eccola qua. Allora, ha fatto bene e ha fatto male, tutte e due, adesso qui non approfondiamo questo aspetto. La Trinità non è un mistero, perché si può parlare d'essa, si dice, un mistero, no, possiamo parlarne, però anche parlandone rimane un mistero, rimane qualcosa di profondo, di abissale. In ogni caso, e attenzione, quindi anche qui c'è una contraddizione. E cosa ci dice la Aufhebung, la sintesi, tesi? La ragione, antitesi, l'oscurità che bisogna affrontare con la ragione. Qual è la sintesi? Il Sagittario, che è un segno meraviglioso, è un arcobaleno, è un ponte d'arcobaleno tra la terra, la natura, Gaia e il cielo, le elevatezze del cielo. È il cavallo, no, che galoppa, che è la natura, è lo spirito. La natura è spirituale nel Sagittario, in quel disegno. Mentre l'arciere, la parte sopra, di questo personaggio che scocca le frecce verso il lontano e verso la volta celeste, quella è la parte gioviale, Giove, Zeus e l'uomo, la parte che parla, e la parte celeste che rimanda appunto all'Olimpo, a Zeus. Quindi c'è un ponte fra questi nel Sagittario, fra queste due realtà, e c'è questa avventura, questo viaggiare costante di paese in paese, di luogo in luogo, di regione in regione, anche del pensare, fino a scoccare l'ultima freccia verso le stelle, verso la volta stellata, e volare verso l'immensità, verso il tutto. Quindi la promessa che c'è anche legata allo zodiaco in questo caso è di qualcosa di sublime. Dal mio punto di vista è questo, il Sagittario. E poi abbiamo per finire l'inverno, che rappresenta il periodo più sintetico, riassuntivo. Quale segno più sintetico e riassuntivo del Capricorno, che è guidato da Saturno, che è il pianeta proprio della sintesi intellettuale. Allora, come ho spiegato altre volte, il Capricorno è il segno più duro, però che contiene un cuore d'oro nascosto. È il momento che, da un punto di vista della fiaba astrologica naturale, l'eroe dell'astrologia, il frumento, forma di chicco di grano, è seppellito ed è immobile. Qui sotto il segno del Sagittario si agitava, metteva fuori
le radici zampette, no? Per cavalcare, poi sotto il segno dell'acquario esploderà, ma qui è immobile, c'è una forza potenziale grandissima, è quella che c'è nel cavo del tronco, dove ci sono gli scoiattolini pucciosi con le loro noci, o quella che c'è a Natale, no? Fuori c'è il gelo, imperversa la bufera, e dentro nelle case la famiglia riunita, i pacchetti, tutto in scatola, e dentro a regali, cose preziose, un mondo di dolcezza nascosto. Qui abbiamo qualcosa di potentissimo, un'energia grandissima, grandissima, il seme con tutta la sua potenza. Ecco, questo è il padre, la sintesi di tutto, dei vari padri, dell'ariete, del cancro, femminile, madre, e della bilancia. È un riassunto, questo è il padre nella sua essenza. E il figlio nella sua essenza che cos'è? Nella sua essenza, l'acquario, il momento in cui il seme mette fuori tantissime radici, tantissime braccia, è come un personaggio del buddismo, una divinità che ha tantissime braccia. Questo è il luogo di Nettuno esaltato, la sensibilità ad alto livello. Nettuno rappresenta la spiritualità, certo, l'acquario è tecnico e spiritualissimo. Per fortuna che la nostra epoca, da un punto di vista fenomenologico, attenzione soprattutto, è sotto il segno dell'acquario, è l'insegna dell'acquario. Questo ci può dare speranza. Infatti il cuore, il figlio, nella sintesi, è l'acquario. Questo segno così aperto a tutto. Nietzsche diceva: i fiumi della storia, i mondi, entreranno in un oceano, si purificheranno. Ecco, qui ci sono tutti i fiumi, i mondi della storia che vengono abbracciati dall'immensa apertura mentale dell'acquario, della sua grandissima tolleranza che guarda i paesi lontani, alle persone lontane, ai perdenti soprattutto, prende tutto e purifica e illumina e sublima in questo Nettuno straordinario. Questo è il cuore, questo è il figlio nella sua sintesi. E lo Spirito Santo, è il segno forse più sublime di tutti, è anche più incomprensibile, più magico, oltre, al di là. I pesci, padre, figlio, anche in contrasto tra di loro, ma sono una sola cosa, e l'amore fra questi due, i pesci, vedete che poi sono due anche, non a caso. Qui abbiamo il due, qui in un certo senso, in questa M, in questa M. Nel Sagittario abbiamo i due, perché abbiamo il cavallo, abbiamo l'uomo, e qui abbiamo i due pesciolini disegnati. Qui abbiamo veramente l'oceano, l'aperto, infinito, l'aperon. Come si dice in filosofia, ciò che non ha confini, l'aperon di Anassimandro. Qui ci apriamo veramente a qualcosa di immenso, la sintesi di tutto, tesi, avete capito, antitesi, la sintesi di tutto è l'assolutamente aperto, infinito, maestosamente infinito, magnifico, che ci rapisce, ci porta via e ci unisce tutti quanti. Finisco qui questo mio video, che è stato lungo, l'avranno ascoltato... due persone, una, nessuna, però io l'ho fatto, penso che ne valesse la pena. Buon anno a tutti, buona luna, buon bambino divino da scoprire durante quest'anno, grazie anche a questa luna che rappresenta il femminile, rappresenta anche la madre celeste. Ciao, alla prossima volta!